Ciao a tutti ragazzi, anche se le qualifiche non sono ancora finite, vi avevo detto che avrei avuto questa sera qualche problemino a fare la puntata, ma diciamo no, non so se sorridere o meno, perché in questo momento, quando mancano 5 minuti alla fine delle qualifiche, sta piovendo a Interlagos, ma non è una situazione climatica normale, è arrivato un nero, ma un nero degno di Halloween, cioè fa paura. Fa veramente paura e penso a tutta quella gente che sta in tribuna che a momenti vedrà, perché si è alzato un vento incredibile, ma molto molto forte e secondo me a momenti viene giù il diluvio universale lì. È pazzesco, era prevista una giornata di sole per oggi. Guardate un po' cosa è cambiato in men che non si dica. In questo momento la pista è bagnata, ma bagnata in maniera notevole, si farebbe fatica a girare assolutamente con le slick, con le intermedie ancora, ma tra un po' è da fulluette. Eppure vi posso dire, ragazzi, che stanno danzando i brasiliani sulle tribune sotto l'acqua con la mantella, comunque con l'impermeabile. Allora, come sono andate le qualifiche? Iniziamo dalla Q3 e poi vi dico le varie cose che ho osservato durante queste qualifiche. Allora, chi è riuscito a uscire per primo ha completato il tentativo senza nessun fastidio. Tra questi, Verstappen, Hamilton inspiegabilmente quinto, Verstappen in pole, ma il secondo tempo l'ha fatto Leclerc. E Leclerc già aveva incontrato qualche gocciolina lungo il suo cammino perché aveva mezzo giro di svantaggio rispetto a Verstappen. Mi aspettavo il tempone da parte di Hamilton, però in realtà dobbiamo considerare anche la variazione di temperatura che secondo me ha giocato tanto a favore di alcuni e veramente ha penalizzato altri, tra cui credo ci sia la McLaren. Allora, non ho i tempi. Perché? Perché li ho scritti, devo scappare, devo proprio essere velocissimo, non devo fare errori in questa puntata e quindi mi sono scritto la classifica. Abbiamo in pole Verstappen secondo, Leclerc con più o meno 3 decimi di svantaggio sull'olandese. Poi in terza posizione, pensate quanto sono state condizionate le qualifiche dalla pioggia ma anche dalla temperatura. In terza posizione abbiamo Stroll e non è un pesce d'aprile perché siamo a novembre. Abbiamo Stroll, quarto Alonso, quinto Hamilton, sesto Russell, settimo deludente Norris, ma non il pilota, io credo che la vettura. Madonna mia, che acqua che c'è in questo momento. Ecco, adesso non è neanche da full wet, quindi rendetevi conto qua, cioè nel senso che anche con le full wet non si potrebbe girare. Rendetevi conto quanto velocemente siano cambiate le condizioni. Una roba incredibile. Io credo che questa volta la McLaren abbia pagato anche un po' inspiegabilmente l'abbassamento della temperatura, perché va un po' all'opposto rispetto a quello che sono loro. Ad esempio, loro sono la vettura che tocca più a terra e tra l'altro abbiamo visto che le vetture che soffrono di saltellamenti, chiamiamoli bouncing, ma potrebbe essere anche porpoising, sono principalmente, scusate, sono a maniche corte, però fa freddo anche qui. Poi mi sono, come dire, un po' impressionato per tutte queste variazioni di temperatura. Adesso è proprio, ma nero, 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 tant'è che stanno facendo rivedere il giro di Sainz che ha fatto qualche piccolo errore. Difatti Sainz è dietro Norris e poi ottavo Perez e decimo, scusatemi, no, Sainz è dietro Norris, nono Perez e decimo Oscar Piastri. E Leclerc ha 3 decimi, sì, 2 decimi e 94 millesimi. Quindi stavamo dicendo che le McLaren sono le vetture che viaggiano più basse, toccano tanto. Però ho notato come prima di arrivare all'ingresso della corsia box, Verstappen con la sua Red Bull saltellava, l'ha anche detto in un team radio. Poi saltellava tanto anche Hamilton, cioè non te l'aspetti di vederli saltellare così. Saltella, suppongo, un po' anche la McLaren, dico suppongo perché non ho visto l'onboard ma solo l'inquadratura dall'esterno e sembrava
che saltellasse un pochino, quella che saltella meno di tutti, ma comunque lo fa, è la Ferrari. Quindi esortiamo la FIA a fine di questo Gran Premio a controllare tutti i fondi, tanto c'è il tempo, ci sono 15 giorni tra questa gara, anzi 14, tra questa gara e la prossima di Las Vegas. Quindi esortiamo la FIA a controllare tutte le vetture che vanno a punti. Poi, altra cosa, vi voglio far vedere com'era il meteo all'inizio della Q3, com'era il cielo all'inizio della Q3. Veramente tanto tanto nero, ma poi è diventata una roba incredibile. E Norris deve essere veramente proprio nero d'umore, perché è uscito dai box e passeggiava in questo momento in pit lane sotto l'acqua senza ombrello. E quindi questa cosa qui ti fa capire quanto loro potessero puntare a stare davanti in questa qualifica, e ancora una volta si sono giocati probabilmente il risultato della gara di domenica. Ma perché? Che cosa è successo? È cambiato tanto anche a livello di scala di valori tra la Q1 e la Q2, perché c'è stato un calo repentino delle temperature. Difatti, in Q1 Leclerc con la sua Ferrari, ma anche Sainz, andavano bene. In Q2 invece stentavano a stare nella top 5. Questo per quale motivo? Perché c'è stato un crollo di quasi 10 gradi di temperatura, e in più è variato un altro parametro, la direzione del vento. Questo evidentemente ha messo in crisi tante vetture, e meno di tutti chi? La vettura che è più brava a mandare in temperatura gli pneumatici, ovvero la Red Bull, che di botto si è accesa, al contrario di come aveva fatto in Messico quando la temperatura era scesa. Ma queste sono scelte legate anche al setup che ogni squadra va a deliberare per ogni weekend. Ovviamente Verstappen si è messo in una posizione comoda, e ragazzi, non lo era in Q1 perché faticava a fare il tempo. Pensate, ha fatto in Q1 tre tentativi, di cui l'ultimo con gomma nuova. L'ultimo tentativo lo ha fatto con gomma nuova, quindi questo significa che con quelle temperature là la Red Bull non era favorita per le qualifiche, lo sarebbe stata poi in gara. Con l'abbassamento delle temperature, sia in Q2 che in Q3 si è messa a posto. Altre vetture invece hanno, come dire, perso la bussola. Tra queste c'è assolutamente la Ferrari, che però è stata fortunata con Leclerc a riuscire a completare il tentativo, diciamo in maniera più o meno pulita. Ha sofferto di qualche goccia di pioggia, però non così tanto come poi è successo a tutti quelli che stavano dietro di loro. Tant'è che il terzo classificato, Stroll, si trova a 6 decimi dalla pole position, quando invece in Q2 avevamo praticamente in un fazzoletto di decimi, sì, esatto, 10 piloti. Poi altre cose che ho notato molto curiose in queste qualifiche. Innanzitutto l'ala Ferrari. Non so se avete visto l'inquadratura che appunto riprendeva l'ala. È curioso vedere Stroll che fa le interviste per la Q3, per il terzo posto, cioè Stroll non l'abbiamo mai visto così avanti come in questo Gran Premio. Però, ragazzi, stava andando bene anche in Q2, era davanti ad Alonso, se la memoria non mi fa difetto. Stavamo dicendo, l'ala della Ferrari, l'ala anteriore, il quarto elemento, praticamente si muove poco, molto poco, rispetto a quello delle altre vetture sul dritto. Questa è una delle cose che ho notato. Poi un'altra cosa che mi è saltata all'occhio, appunto, è stato questo saltellamento. Quando si stava vedendo il casco di Verstappen, immediatamente è scomparsa l'inquadratura e l'hanno cambiata, per carità, del tutto casuale, però è curioso vedere la Red Bull che fa questo movimento sul dritto. Poi per il resto, ragazzi, è stata veramente una Q3 molto viziata dalle condizioni climatiche. E io, ripeto, sarei stato curioso di vedere le vetture con le condizioni della Q1,
Molto molto curioso, però tutto sommato al di là delle due Aston Martin, ad esempio i due Mercedes potrebbero essere a ridosso delle posizioni di vertice se riescono a far fuori immediatamente l'Aston Martin domenica, che secondo me in condizioni normali, quindi di pista asciutta, non è poi così competitiva come ci hanno fatto vedere in Q3. Sto riguardando la classifica e poi un'altra roba che credo è che domani, se ci saranno temperature diverse, la griglia non sarà assolutamente composta in questo modo qua. Secondo me ci potrebbero essere delle lotte tra Red Bull e McLaren, perché è ciò che abbiamo visto con le temperature un pochino più alte. Quindi sono molto 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 curioso di vedere se questa lotta ci potrebbe essere su questo tipo di tracciato. Vedremo, vedremo. Speriamo, questa volta le qualifiche sono andate in maniera, come dire, diversa da come sono andate nelle ultime gare, quindi nessuna pole position della Ferrari, anzi una prima fila molto molto fortuita. Speriamo domenica di vedere anche domani dei risultati diversi. Riguardo alla giornata di domani, ragazzi, e poi scappo via che sono in ritardissimo. Io sarò praticamente tutto il giorno impegnato, quindi è incredibile come sta piovendo in questo momento. Quindi una puntata la faremo sicuramente da esterna, vedremo la seconda, quella dopo la gara sprint. Per il momento è tutto, vi ringrazio, vi saluto se siete riusciti a seguirmi fino a questo momento e vi auguro un buon weekend al netto di quelle che saranno i risultati che arrivano dal Gran Premio del Brasile. Godiamoci il fatto che abbiamo questa passione e soprattutto cerchiamo di stare bene il più possibile. Ragazzi, un bacio grande, ciao, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Bye!